Il gruppo Alpini di Caglio Rezzago organizza tutti gli anni qui in località La Braga, nello splendido castagneto di Rezzago. Voi sapete che Alpini da qualche anno fa rima con solidarietà, pertanto sono veramente onorato di lasciare la parola al capogruppo degli Alpini di Caglio Rezzago, Enrico Binda. Esagerati! Buonasera a tutti. A nome dei miei alpini vi do un caloroso benvenuto nel nostro castagneto per la nostra tradizionale fiaccolata alpina. Grazie a voi che siete intervenuti così numerosi. Innanzitutto, permettetemi però di salutare chi comanda i nostri gruppi alpini comaschi, il nostro presidente, Chico Gaffuri, il nostro vicepresidente, Bianchi Enrico. Con mio grande piacere anche il cerimoniere Tiziano Tovecchio, che dopo la dunata ha meritato i gradi di maggiore. Tutti gli amici alpini che con i loro gagliardetti sostengono questa nostra manifestazione. Un grazie particolare al nostro sindaco Sergio Binda, che in questo momento è assente. Si è imboscato, ma non preoccupatevi, tra un attimo arriva. È sempre vicino a noi. Merita i gradi di alpino anche se non ha fatto la naia. Come sempre e come tradizione nostra, la manifestazione ha uno scopo di aiutare quelle associazioni che con il loro lavoro sacrificano il proprio tempo per altri, per quelle persone che hanno bisogno di più attenzioni. Come avete visto, anche il buon Dio ci ha dato una mano. Rispetto al tempo di oggi, guardate oggi che giornata splendida. Quest'oggi vi posso dire con grande soddisfazione, ve lo posso anche dimostrare, dove vanno a finire i soldi che noi raccogliamo. Abbiamo con noi questa sera, e sono contento che hanno accettato di venire, i rappresentanti della cooperativa del Melograno e della cooperativa Noi Genitori. Loro stessi vi potranno testimoniare l'aiuto che abbiamo dato negli anni passati. Anche quest'anno noi alpini abbiamo messo tutto il nostro impegno per organizzare questo evento, oltre che materiale anche finanziario. Vi chiedo pertanto di essere generosissimi con le vostre offerte. Mi raccomando, non abbiate timore, mettete mano al portafoglio. Lo so, la vita è diventata più cara. Ma credetemi, queste cooperative hanno sempre bisogno del nostro aiuto. In passato ci avete sempre aiutato. Spero che anche questa volta sarete con noi, in modo che unendo le nostre forze riusciamo a realizzare i loro progetti. Un'ultima cosa. Permettetemi di ringraziare chi mi aiuta a preparare tutto questo. I miei compagni alpini, brontoloni ma però sempre presenti, che stanno preparando questo spuntino alpino.
Fategli veramente un bel caloroso applauso, gente. Alle balde signore che in paese ci stanno preparando una sorpresa nel nostro scendere. Un grazie particolare questa sera lo voglio rivolgere a due persone. In primis Emilio Sottocasa, che in ricordo del padre Ambrogio, padre fondatore del gruppo Alpini, ci offre il pamein, un dolce tipico rezzaghese. E poi, permettetemelo, un grazie e un caloroso applauso alla nostra Rosalba sempre presente. Non ci lascia mai. Per chiudere, rivolgo a voi una domanda. Vi piace questo castagneto così pulito? Yes. Ecco, noi alpini siamo di larghe vedute. Un rastrello di scorta l'abbiamo sempre con noi quando veniamo su. Care signore, vi garantisco che è una crema per le mani, vi toglie tutte le rughe. Per cui non abbiate timore, anche voi maschietti, vi fate i muscoli, forza. Chi vuole unirsi a noi è accettato con tutto il cuore. Adesso però lasciatemi chiudere con un grido soltanto. Viva l'Italia e viva gli alpini! Grazie Enrico, i contributi che vengono raccolti qui in questa occasione nel 2017 sono andati al melograno di Erba e nel 2018 a noi genitori sempre di Erba. Ebbene Enrico, quest'anno pensando e credendo nella vostra grande solidarietà li ha invitati entrambi. Per cui i vostri contributi, i nostri contributi andranno sia al melograno di Erba che a noi genitori di Erba, che tutti conoscono il loro operato e le loro finalità. E pertanto sono contento di cedere la parola al signor Antonio Frigerio, presidente del melograno. Buonasera a tutti. Volevo ringraziare Rezzago perché ormai è il terzo anno che veniamo su in questa bellissima contrada. E cosa abbiamo fatto dei soldi che ci avete dato? Abbiamo attrezzato uno spazio casa dove i nostri ospiti possono iniziare un cammino di autonomia, cioè rendersi autonomi per poter un domani essere capaci di vivere da soli, supportati ovviamente da qualcuno, ma purtroppo dovete sapere che c'è il discorso del dopo di noi, quando i genitori purtroppo non ci saranno più. Noi abbiamo avuto un bel contributo che ci ha permesso di sistemare lo spazio casa e anche un'altra cosa, la cappa per la cucina che abbiamo dovuto risistemare. Però stasera ho apprezzato anche la cucina degli alpini, eh? Complimenti alla cucina, veramente in gamba, grazie. Cosa faremo con questi soldi? Ho accennato il discorso del dopo di noi. Il dopo di noi è un discorso anche di una legge dello Stato italiano per aiutare le famiglie a vedere il dopo, cioè quando i ragazzi non avranno più il supporto ai genitori e bisognerà trovare una soluzione. Noi del Melograno stiamo per attivare un'iniziativa grandissima che si chiama Casa Famiglia. Tanto per dare un'idea in termini di dimensioni economiche stiamo parlando di 700-800 mila euro. Però questi soldi si mettono insieme con un euro per volta. E io stasera sono convinto che qualcosa ci arriverà come sempre. Grazie a Rezzago, grazie agli alpini. Grazie Presidente Frigerio. E abbiamo con noi anche il Presidente di Noi Genitori, Felice Mella. Qui? Ti metti un po' dietro lì. Così. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei per prima cosa ringraziare il gruppo Alpini di Rezzago che
anche quest'anno ha voluto pensare alle persone svantaggiate, alle persone con disabilità, donando un contributo a due cooperative del nostro territorio, due cooperative storiche, diciamo, del nostro territorio, che sono il Melograno e la Noi Genitori. E un grazie ancora allora agli alpini per questo vostro pensiero sempre molto gradito. Un grazie voglio dirlo anche al vostro sindaco, il sindaco Binda, perché io lo conosco da tanti anni e lui è sempre molto disponibile e molto, come posso dire, sente molto il sociale. È una persona, è qui dietro di me, eccolo là, è nascosto dietro l'albero. È una persona che è molto sensibile a questi problemi e ci ha sempre dato una mano. Cosa vi posso dire della Noi Genitori? La Noi Genitori quest'anno compie 25 anni. 25 anni perché è nata appunto nel 94. E, è nata, si chiama Noi Genitori perché eravamo un gruppo di genitori che avevano i figli che venivano dimessi dalla nostra famiglia e abbiamo pensato di realizzare qualcosa per continuare loro la loro formazione, la loro attività educativa. E difatti è nata la Noi Genitori. Si è sviluppata molto in questi anni, nella nuova sede che siamo entrati nel 2010, abbiamo due servizi, un CSE e un CDD. Sono persone disabili che vanno dal medio gravi al medio gravi a gravissime. Il CDD, per esempio, sono persone che sono, oltre che in disagio psichico, hanno anche disagio fisico praticamente. Gestiamo questi servizi con un'utenza di 60 persone, abbiamo 60 persone per disabilità. La nostra attività continua. Nel 2013 abbiamo realizzato la comunità alloggio a Alzate Brianza, è una comunità dove queste persone trascorrono delle settimane non andando a casa, nel senso di giorno sono al centro e al pomeriggio verso sera vanno in questa casa, si preparano da mangiare, dormono e al mattino ritornano al centro. Stanno fuori casa per una settimana o 15 giorni. Questo perché è un avvio all'autonomia e un sollievo per le famiglie. L'anno scorso l'ultima nostra attività, cioè il nostro nuovo impegno è stato un ampliamento della sede e abbiamo realizzato anche il laboratorio, un laboratorio per prodotti da forno dove produciamo biscotti. E questo difatti il contributo che ci ha dato gli alpini è andato per realizzare quest'opera. Quest'anno è già funziona, i biscotti si producono, in questo laboratorio lavorano circa 5-6 ragazzi, in più altri 10-12 ragazzi sono impegnati per l'impacchettamento, per il confezionamento dei biscotti. Questa è un'attività che sicuramente è molto gradita dai nostri utenti e il futuro sarebbe di poter assumere qualcuno di loro come dipendente proprio, come dipendente della cosa. Niente, io non voglio più annoiarvi diciamo con le nostre cose. Comunque vi ringrazio ancora e vi auguro una buona continuazione. Grazie. Grazie. Comunque anche le persone che non sono state attente alle nostre parole, siete invitati poi tornando a casa di riguardare su Televalassina, che ringraziamo per la sua presenza, il servizio di questa bella manifestazione e riascoltare le parole dei nostri ospiti. È il momento di cedere il microfono a colui che guida la comunità civile di Rezzago, Sergio Binda. Buonasera a tutti alpini e simpatizzanti della Fiaccolata. Anche questa sera i nostri alpini hanno organizzato questa Fiaccolata alpina dedicata alle associazioni che seguono la disabilità qui nel nostro territorio del Triangolo Lariano.
Quindi un saluto ai rappresentanti delle due associazioni, del Melograno e di noi genitori. Un ringraziamento particolare agli alpini che da un paio di giorni stanno lavorando per l'allestimento e per preparare questa serata e soprattutto lo spuntino alpino. Un ringraziamento particolare ai loro capi, questa sera rappresentati dal presidente Chicco Gaffuri e dal vicepresidente Bianchi, oltre che da Tavecchio, che è colui che praticamente organizza e gestisce tutte le adunate degli alpini. Quindi un applauso per tutti gli alpini e per i loro capi in modo particolare. Dicevo, un ringraziamento agli alpini per tutto quello che fanno. Lo fanno silenziosamente giorno per giorno, ma vi assicuro che non sono mai fermi. Io posso dire che tutte le settimane vengono in comune a chiedere, anzi a dire, andiamo a portare avanti quel lavoro, la pulizia dell'alveo del fiume, piuttosto che il taglio d'erba di qualche parcheggio, piuttosto che la preparazione, come in questo caso, del castagneto. La pulizia che fanno non è riservata solo a questo angolo. Tutti gli anni i nostri alpini puliscono, tagliano felci, rovi, erbe, erbacce, eccetera, fanno la pulizia di 7-8 ettari di castagneto, quindi un lavoro veramente grande. A loro va il nostro grazie, veramente di cuore. Dicevo, questa serata, il ricavato di questa serata sarà devoluto alle associazioni, quindi vi raccomando, innanzitutto ringrazio tutti i partecipanti qui presenti, sempre numerosissimi, e mi raccomando a loro perché siano generosi quando gli alpini passeranno fra poco con il loro cappello a raccogliere le offerte per le associazioni. Un grazie ancora a tutti, buona serata e buona fiaccolata. Grazie signor sindaco. Penso che tutti siate a conoscenza del fatto che quest'anno l'Associazione Nazionale Alpini ha celebrato il suo anniversario più importante. Quest'anno l'Associazione Nazionale Alpini ha compiuto 100 anni, per cui nacque infatti l'8 luglio del 1919 a Milano, e a Milano a maggio siamo tornati per la grande adunata del centenario. Gli alpini comaschi però quest'anno, oltre a celebrare il centenario di fondazione dell'ANA, hanno già lo sguardo rivolto al futuro, perché l'anno prossimo, nell'anno 2020, sarà la sezione di Como a celebrare 100 anni. Per cui sono già in programma numerose attività, manifestazioni, eccetera, eccetera, che lo renderanno un altro anno importantissimo. Ebbene, questa sera abbiamo l'onore di avere con noi il nostro presidente, che è al terzo anno del suo terzo mandato, l'ultimo anno di presidenza. L'anno prossimo alla Braga di Rezzago avremo un nuovo presidente. Sono contento di cedere il microfono al presidente Enrico Gaffuri. Buonasera a tutti. Ora, io so per certo che non avete nessuna intenzione di sentire altre chiacchiere, perché indubbiamente la gente che parla, poi a un certo punto stanca, anche se dice cose serie e importanti. Io vi dico solo che questo è un appuntamento irrinunciabile, perché siamo in un posto splendido, questo castagneto è favoloso, irrinunciabile perché siamo in mezzo ad amici alpini e non alpini, irrinunciabile perché è un momento di grande solidarietà, e guardate bene che l'Associazione Nazionale Alpini si fonda soprattutto sulla solidarietà
nei confronti di chi ha, ha bisogni, e poi è irrinunciabile perché ci sono le frittelle della signora Rosalba e c'è una coda infinita di persone che non l'hanno ancora mangiata e sono lì a aspettare di poterla assaggiare. Bene, chiudo perché vi ho promesso di essere breve. Vi raccomando, siate generosi. Guardate che essere generosi nei confronti di chi ha delle necessità è importantissimo, perché non ha mai detto che domani possiamo essere noi stessi ad aver bisogno di aiuto. Quindi sapere che la generosità dilaga è una grande bella notizia. Auguro a tutti una buona serata e mi associo anch'io al viva l'Italia e viva gli alpini che ha detto il capogruppo, in attesa di compiere i nostri 100 anni di sezione di Como. Saluti a tutti. Grazie Presidente. C'è ancora una cosa molto interessante che vi devo comunicare. Come vedete lì dietro il trattore è stato sospeso, è stato elevato in cielo un salame. Un salame dove tutti possono partecipare con il contributo di un euro a stabilirne l'esatta misura, la dimensione, la lunghezza. Invito tutti davvero a partecipare. Alle 8 tiriamo chi ha vinto, alle 8 gli diamo la misura. Alle 8, alle 20, prima della partenza della sfilata, della fiaccolata, verrà consegnato il salame a chi avrà stabilito, a chi avrà vinto con la dimensione esatta. Poi un'altra cosa, visto che ci troviamo nella zona Alto Lambro, nel mese di settembre ci sono due gruppi alpini della zona Alto Lambro che festeggiano un anniversario particolare, e mi riferisco al gruppo alpini di Asso che domenica 15 settembre celebra il suo 90° compleanno, e il gruppo alpini di Canzo che domenica 29 settembre festeggia il suo 95° anniversario di fondazione, due dei gruppi più longevi della nostra sezione e dell'intera associazione nazionale. Vi invito ancora a partecipare alla misura del salame, e poi tra qualche momento ci sposteremo tutti sul prato per la cerimonia dell'alza bandiera e l'accensione e la benedizione del falò. Grazie e buona continuazione. Ho l'amore che mi travaglia, lavorare, lavorare non posso più.
il salame lo vince questa bellissima ragazza dai capelli rossi, Angela da Cesana, e Enrico e l'Enrico, ma Enrico che ha dato la misurazione dopo Luca Bombole. Dopo Luca Bombole c'è un Enrico, siccome abbiamo tanti Enrico oggi. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sì, benedetto Signore nostro Dio, tu hai dato agli uomini il tuo Figlio, splendore dell'eterna gloria, la fiamma via del tuo Spirito Santo. Benedici questo fuoco nella festa di San Domenico, fa che diventiamo portatori di luce e costruttori di un mondo rinnovato del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Alpini, attenti! Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balsa delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti a essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle dritte pareti, oltre i crepaci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Alpini, riposo! Desidero ringraziare a nome degli alpini, ma anche a nome vostro, la Croce Rossa Italiana Sezione di Asso, che ci ha assistito questa sera, e i servizi forestali della Comunità Montana del Triangolo Lariano, Regione Lombardia, che controlleranno che il fuoco si limiti alla zona del Falò.
quando avete la mattina con questa fiaccola qua, mi sa che facciamo più braccia. Yuhuu! Pronti? Io no. Numero 306. 306 è qua. Elisa. Abbinato al numero 25. Thank you.
Oh.